Ciao a tutti e bentornati in un altro video di Pietro Maker. In questo video vi faccio vedere come utilizzerò l'impregnante per legno della Veleca. In questo caso utilizzerò il colore noce medio. Allora, perché lo utilizzerò? Perché devo fare una cornice per un quadretto che è questo. Dato che utilizzerò un legno chiaro, voglio tingerlo e farlo diventare più scuro e utilizzerò questo impregnante. Allora, ecco qua. Il legno che voglio utilizzare è questo, è un asse di abete. Allora, prima di tutto devo tagliare. Sì, mi taglierò due strisce perché mi sa che non mi basta. Allora farò due strisce questa misura qua. Praticamente questo me lo taglio a metà. Ok, adesso devo fare lo scasso per far centrare il vetro e ovviamente il disegnino e un pezzetto di cartoncino dietro. Allora, per fare questo taglio devo togliere questo pezzo qua. Altrimenti non posso fare il taglio cieco. Basso la lama. Eccoci qua. Bene, fatto questo, adesso devo togliere quest'altro pezzetto. Quindi benissimo, mi sono tagliato i pezzetti che mi servono. Questi. Bene, ora li incollo. Allora, ho incollato la cornice, i pezzi della cornice, adesso diciamo svito a lento questa vite, così è libera. Eccoci qua. Bene, questa è una cornicetta. A questo punto la devo solo levigare.
Ok, questa piccola imperfezione adesso la sistemerò con un po' di... Quindi userò questa. Deciso di dare un aspetto rustico a questa cornicetta, quindi non sto a guardare proprio il particolare. Allora, sto usando sempre un impregnante all'acqua della Veleca che è in odore e serve per proteggere il legno sempre dall'umidità, dalle muffe e dal tempo. Quindi io lo uso anche per i prodotti e i manufatti che stanno all'interno perché è sempre conveniente. Allora, se ci sono residui di colla sullo manufatto bisogna eliminarli, altrimenti poi l'impregnante non farà il suo lavoro, si vedranno delle macchie. Questo è un colore noce medio. Allora, come potete vedere, con una piccolissima quantità di impregnante io ottengo già un bellissimo effetto. Ok, nella parte posteriore posso anche stare meno attento. L'impregnante sto vedendo che ha una resa ottima. È molto denso. Si stende benissimo e soprattutto non fa quelle brutte macchie che spesso per chi usa l'impregnante lo saprà sicuramente, perché deve stare attento a quando lo stende, perché se non si sta appunto attenti si creano delle macchie. Lascio asciugare. Ovviamente non puzza, si asciuga subito, lo posso usare anche senza guanti perché mi lavo le mani poi e non ci sono problemi.
Ok, mentre asciugava l'impregnante, mi sono preparato, diciamo, il retro con un pezzetto di MDF e il vetro. Adesso do sempre una passata con il tampone in modo da tagliare il pelo che fa il legno. Infatti, facendo in questo modo, la superficie rimane liscia. Poi, dato che voglio dare un effetto anticato al legno, applicherò una forza maggiore col tampone in modo tale da mettere in risalto la venatura, così viene fuori più il bianco e ha un aspetto più consumato. Bene, a questo punto, dato che è una cornice, la voglio che sia, diciamo, un po' più elegante, gli darò un po' di finitura trasparente. Userò sempre un prodotto Veleca. Allora, questa è una finitura trasparente all'acqua. Ed è cerata, nel senso che dentro c'è la cera. Quindi mi procuro dei guanti, ma questi non li posso usare perché ho una fasciatura. Quindi metto un paio di supporti sotto per appoggiarla, barattolo sempre i due buchini quando si apre. Userò la finitura tale e quale, senza diluirla. Quindi, come potete vedere, ne basta davvero poco. La cosa positiva di questa finitura è anche che si asciuga praticamente subito. La faccio vedere.
Ovviamente questa finitura si può passare anche con il rullo di spugna. Poi magari lo vedremo in qualche altro video. Ok, a questo punto bisogna aspettare che si asciughi questa prima mano di finitura trasparente. Poi do un'altra passata di tampone e penso che darò un'altra mano proprio perché voglio che questa cornice venga bene. Allora, la finitura trasparente si è asciugata, quindi questo è il risultato. Vedete com'è bello liscio. A questo punto si potrebbe fare solita cosa, una passatina con il tampone, giusto per lisciare ancora, e poi un'altra passata di finitura. Allora, in questo caso io non lo farò perché mi va bene così, voglio un effetto rustico, quindi ecco, già con il tampone già è venuta bene. Quindi adesso mi aiuto con della colla a caldo e fisserò il vetro e il disegno. Allora, prima ci va il vetro, poi il disegno e poi il cartoncino. Benissimo, come avete visto, in un attimo ho risolto. Ora mettiamo un gancetto. Allora, questo video è terminato, ci vediamo la prossima volta. Vi ricordo che in questo video ho usato dei prodotti della Velica che sono ottimi, quindi andate sul sito www.velica.it e visitatelo, ve lo consiglio. Ciao, alla prossima!